Sono davanti a San Niccolò, dalla parte opposta delle rampe. Oddio, una telefonata. Strano. Ce l'ho in memoria ed è l'architetto Giuseppe Poggi. Ma sono proprio davanti alle rampe fatte da lui, ma sarà uno scherzo. Sentiamo. Pronto? Giuseppe Poggi, parlo con Jacopo Bianchi. Sì, sono io. Ha visto che è stato premiato il mio lavoro Sì. come in Piazza del Michelangelo, la realizzazione delle rampe con le fontane Sì. e altro ancora? Sì. Sarebbe necessario che tutti lo sapessero. Grazie. Va bene, architetto. Va bene. Pronto? Pronto, andato via. Sarà una telefonata dall'aldilà. Ha chiesto di intervenire. Ciao a tutti, sono Jacopo Bianchi e stiamo andando nella zona del piazzale Michelangelo per festeggiare a dovere tutti quei siti nuovi UNESCO che sono stati riconosciuti recentemente a luglio. L'abbazia di San Miniato a Monte, la chiesa di San Salvatore al Monte, il giardino delle rose, il giardino dell'Iris, il piazzale Michelangelo e le bellissime rampe del Poggi. Speriamo che il video vi piaccia. Utilizzeremo i nostri potenti mezzi, quindi anche i droni, e poi ci direte. Filmare questi luoghi, nonostante che da fiorentino li abbia frequentati spesso, mi danno comunque una grande emozione e mi fanno sentire una enorme responsabilità. Ma facciamo parlare le immagini, iniziamo a vedere l'abbazia di San Miniato dalle sue spalle. Nell'Ottocento, in una Firenze capitale, in una città in fermento, viene realizzato il piazzale Michelangelo ad opera dell'architetto ed urbanista Giuseppe Poggi. Successivamente, con l'intento di consolidare la parte sottostante il piazzale Michelangelo, che era un terreno franoso, l'architetto Poggi realizza un sistema per poterlo consolidare. Quale sistema? È il sistema delle rampe con delle bellissime fontane.